l'Italia che cambia siamo noi. L'isola di Capraunica per me è felicità perché mi sta dando la possibilità di creare molto. Non è un luogo dove io ho deciso di vivere io per i fatti miei. È un luogo che secondo me va condiviso, no? Perché è anche parte di una visione che ho avuto dalla città quando mi sono spostato di qui. La cosa più importante che ho ricevuto da questo luogo fino adesso è molto semplice e concisa ed è una frase del pastore che mi è rimasta molto dentro, che è fai quel che puoi. È un invito a fare quello che si può, ma è anche un dire quello che puoi fare lo devi fare, no? Sono Luca Andrea Marazzini e i miei nipoti mi chiamano Zio Q, che è un nome, che un nomignolo che deriva da Cucciolo, che è un po' il nome che mi porto dietro da tutta la vita, perché sono sempre stato un po' il più piccolo a movimentare delle situazioni. In questo momento siamo a Capraúna, in provincia di Cuneo. Amministrativamente siamo in Piemonte, ma geograficamente ci troviamo in Liguria. Siamo comunque in una zona di confine, siamo a 1000 metri, ma vediamo il mare, siamo immersi in una natura meravigliosa, siamo in mezzo a delle case in pietra che hanno resistito per oltre 100 anni in questo luogo, ma che hanno subito un po' un abbandono e quindi che hanno bisogno un po' di cura. Quindi è un posto molto pieno di abitazioni, ma con poche persone. L'isola di Capraunica è un progetto di recupero e ripopolamento dell'area intorno a Capraúna. Il progetto è nato con l'acquisto di 2 case, quasi per scherzo. Io frequentavo questo luogo col mio camper, ho visto la disponibilità di queste 2 case a un prezzo molto accessibile. Infatti fu proprio un cambio, io ho venduto il mio camper e con gli soldi del mio camper ho comprato le prime 2 case. E ci trovavamo in mezzo tra la nostra casa e quella casa, altre 4 case, in uno stato molto deteriorato. Quando ci hanno detto che erano del pastore del paese, le abbiamo chieste a lui e lui ce le ha regalate. A questo punto abbiamo chiesto informazioni e abbiamo avuto la possibilità di acquistare anche delle case dietro di noi, in modo da chiudere un blocco di case con una corte in mezzo. E attualmente gli immobili di proprietà sono 10, del quale 2 sono luoghi dove noi vogliamo vivere e gli altri sono tutti luoghi che immaginiamo collettivi. Infatti la casa in fondo alla via è la casa del volontario, nella nostra idea a turnazione continuerà a ospitare volontari e 2 delle case ospitano spazi di co-working, uno analogico e uno digitale. Mi è piaciuto molto il concetto di isola come luogo isolato dove sviluppare e provare a ricreare le situazioni per poter permettere alle persone di vivere in questo luogo. Perché Capraunica? Perché uno degli abitanti che abitavano qui da 11 anni si faceva chiamare Capraunico, quindi mi piaceva molto questo prendere il nome del paese e porlo come unico resistente in questo luogo e quindi l'abbiamo mutato in Capraunica per renderlo un po' più plurale e collettivo. L'obiettivo finale è ripopolare l'area, il percorso è composto da varie azioni, quindi l'idea era di creare prima un flusso di volontari che ci aiutano nei lavori, li ospitiamo e nasce uno scambio e anche loro possono diventare riabitanti. E l'altro percorso è quello di fare un po' da polo turistico, ma di un nuovo turismo, il turismo delle persone che vogliono staccarsi dalla città e visitare questi luoghi, quindi cercare di costruire la base perché queste persone possano frequentare questi luoghi. Cerchiamo persone che vengano a vivere qui, che acquistino delle case, che riescano comunque ad avere delle case e che in qualche modo frequentino questo luogo vivendolo. In questi anni qui, insomma, i lavori che abbiamo messo in atto sono tanti,
Ad esempio, ho iniziato a coltivare la terra, cosa che non avevo mai fatto. Abbiamo un nostro vicino di casa che ha degli orti meravigliosi, sia da vedere, sia per i prodotti che fa, che mi ha insegnato molto. È stata un'esperienza forte iniziare a coltivare la terra, no? A ricordarsi che la terra è bassa, perché finché non la coltivi non lo capisci bene, no? Cosa vuol dire la terra è bassa. Una delle necessità qui è riparare le case. Noi siamo venuti appunto per riparare le case, e le riparazioni delle case le facciamo in prima persona. Tranne i lavori strutturali, che, per i quali siamo seguiti da architetti, ingegneri e società che si occupano, insomma, di quelle che sono le cose più importanti, però mi sono messo a ricostruire muri, intonaci, a ricostruire porte. Una cosa anche lì è molto gratificante, perché vedi cambiare lo spazio intorno a te. L'Italia che cambia è il futuro, l'idea di andare da qualche parte migliore. Prima me la immaginavo, ma adesso la sto proprio anche scoprendo. È una moltitudine inarrestabile di persone, associazioni, gruppi che nel loro piccolo sta cambiando le cose. Siamo una parte importante dell'Italia che sta cambiando, che vuole cambiare e che secondo me ce la farà. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia siamo noi.